quest'anno l'Azione Cattolica ripropone il percorso Parola e lo propone offrendo attenzione all'anno liturgico, al tempo che noi viviamo, che è un tempo di ascolto della parola e di preghiera nel quotidiano. Ogni giorno abbiamo la possibilità di leggere le letture e questo piccolo libretto che consegniamo oggi a tutta l'associazione ci permette ogni giorno di avere con noi nella nostra borsa le Sacre Scritture e leggere insieme alle nostre comunità e a tutta la Chiesa le parole che la Chiesa ogni giorno ci affida. Abbiamo scelto di farlo qui in questa comunità e speriamo che da oggi in avanti questo piccolo libretto venga letto e commentato nelle parrocchie, nei gruppi di Azione Cattolica. Abbiamo iniziato oggi pomeriggio il cammino dell'Avvento con un momento forte di ritiro e contenti di accogliere qui a Casteldebole anche gli amici dell'Azione Cattolica per l'avvio del percorso Parola. Insieme abbiamo cercato di cogliere la ricchezza che il tempo dell'Avvento ci dona. Mi sembra soprattutto che il tempo dell'Avvento sia un tempo di apprendimento e di esercizio della speranza. Non a caso letture bibliche che la liturgia ci propone ogni giorno partono proprio dalla lettura delle profezie. È come se il Signore ogni anno, facendoci riprendere il cammino dell'anno liturgico, ci dicesse: innanzitutto allarga il tuo cuore, accogli dentro di te quello che è il mio progetto, il mio disegno di salvezza. Sappi davvero che c'è un disegno di amore che apre te, la Chiesa e il mondo intero, la speranza.